Bosco Basso, succulento borgo in provincia di Cremona, è in subbuglio. Non solo il liutaio Arcari è stato trovato morto in circostanze imbarazzanti, ma pare che la sua perfetta mogliettina si sia messa a intrallazzare col becchino mentre l'ex sindaco è fuggito dalla sua tomba. È troppo persino per il maresciallo Bellomo e per i suoi due obbedienti sottoposti. Nel breve volgere di 2 giorni, mezzo paese viene preso dalla febbre dell'intrigo, che non risparmia nessuno, dalla segretaria comunale Gigliola, zelante in tutto tranne che nel lavoro, al ruvido macellaio milanista Primo Ruggeri, per non parlare della bella barista Elena, contesa tra 2 uomini e ben decisa a conquistarne un terzo. L'indagine si complica finché il maresciallo perderà, se non la testa, perlomeno il cappello. Una commedia degli equivoci sul filo del giallo, che mette in scena con gusto la provincia italiana, i suoi caratteri, la sua allegria e i suoi misteri, in un intreccio che coinvolge e trascina come una sarabanda.